www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Festa dei nonni oggi, 2 ottobre 2015, nella festa liturgica dei Santi Angeli Custodi. L'iniziativa è del primo istituto comprensivo Leonardo da Vinci. La festa dei nonni, appunto del 2 ottobre, è stata istituita già da qualche anno, ma la scuola quest'anno ha voluto valorizzarla, visto che ricade proprio all'inizio dell'anno scolastico, perché ritiene che la figura dei nonni nella comunità ha un ruolo determinante, anzi sono sicuramente la colonna portante di molte famiglie di nuova generazione, dove i genitori sono super impegnati con il lavoro e i figli vengono accuditi amorevolmente da moltissimi nonni che ogni giorno si prendono cura dei loro piccoli nipotini. La scuola più di tutti si accorge di quanto loro siano insostituibili e quale valore abbiano all'interno delle nuove famiglie. Ogni giorno la maggior parte dei bambini viene accompagnata a scuola dai nonni. Sono loro che spesso li portano in piscina, al catechismo, in palestra o alla villa. Quindi è sembrato opportuno, appunto, alla scuola dedicare proprio a loro un momento di festa, prima di tutto con una speciale benedizione per la loro salute attraverso la partecipazione alla Santa Messa. Si continuerà dopo la messa con i bambini che dedicheranno loro delle canzoncine e reciteranno filastrocche e poesie, concludendo con la consegna di un lavoretto realizzato da ciascun bambino per i rispettivi nonni. Ed è iniziato in questo momento la celebrazione eucaristica presieduta da Padre Antonio Caruso. Come state? Bene! Cosa sta facendo? La Santa? Vado! Messa? Messa! Giusto?
La prima dei nonni è la festa di chi? Dei angeli. Allora, visto che è la festa dei nonni, all'inizio della messa dobbiamo chiedere perdono al Signore. Fate arrabbiare i nonni ogni tanto, tranne quando vi danno i piccioli, i soldi. Mandi dal cielo i tuoi angeli a nostra custodia e protezione, fa che nel cammino della vita siamo sempre sorretti dal loro aiuto, per essere uniti con loro nella gioia eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Fate il silenzio perché si leggerà la parola di Dio e poi vi faccio delle domande sulla parola di Dio, se siete attenti, e chi non risponde cosa gli faccio? La voce, no, ci vediamo, no, e chi non risponde poi si vedrà. In silenzio, vediamo cosa dice la parola di Dio. Sì, prego. Vediamo cosa dice. Sangue. Prima lettura. Signora Sangue. E per farti entrare nel luogo che ho preparato. Abbi rispetto della sua presenza, dà ascolto alla sua voce e non ribellarti a lui. Egli infatti non perdonerebbe la vostra trasgressione, perché il mio nome è in lui. Se tu dai ascolto alla sua voce e fai quanto ti dirò, io sarò il nemico di quei nemici. E l'avversario di quei avversari, il mio angelo camminerà alla tua testa, parola di Dio. Lo sterminio che è il vaso del giorno.
di contraccolpire la schiavitù nel suo corpo trapassato dalla terra. Egli per te darà ordine ai suoi angeli di custodirti di tutte le sue vite. Gli angeli si vedono o non si vedono?
Ma ci credete sì o no? Sì. E allora per, diciamo, per... Io mi stanco. Ho fatto 25 anni e mi stanco. Per risolvere il problema è questo, allora. Non si vede, però siccome Gesù è tanto, tanto, tanto buono, tanto buono, siccome non si vedono, vi ha messo invece alcuni che si vedono. Ho risolto il problema, è che ci manca scienza per risolvere il problema. C'è quello che non si vede che sta sempre accanto a noi, sempre, sempre. E poi Dio ci ha dato, vi ha dato la gioia di vedere dei nonni. Ora sapete, bambini, rispondetemi, sono voi i grandi zitti, sono voi. Io non ho avuto la gioia di avere i nonni, non li ho conosciuti. Io parlo giovane, se ne chiama, ho due figli, quindi immaginate. Quindi io non so, non ho mai avuto nonni. Allora faccio una domanda, voi che avete i nonni, solo voi, ma questi nonni sono buoni o non buoni? Oh. Vi aiutano o non vi aiutano? Li fate disperare o no? Allora, da quello che ho capito, è bello avere i nonni, sì o no? Sì. Specialmente a Natale, specialmente per i compleanni. Ma perché no? Perché no? Perché no? Allora quasi qua sono quelli migliori, io non l'ho avuto mai, va bene, ma voi chiaramente è bello. Allora, come bisogna rispettare, dice la parola di Dio, l'angelo custode, bisogna anche rispettare gli anziani, i nonni. Sì o no? Bisogna volerli bene, sì o no? Poco assai. Per dire tanto avrà un buon nome, fammelo conoscere così poi vediamo se non si parla di nipote. La sapete? Un'altra cosa, così un po' tutto. La sapete solo i bambini, la sapete la preghiera che si dice all'angelo custode? Vediamo se la sapete. Io inizio e voi finite. Angelo di Dio, sei custode, illumina, custodisci, regge, governa, rifugia, fida alla città celeste. Ah, guardatemi dietro, così, fate così, guardatemi dietro, lo vedete l'angelo? Quello che c'è appiccicato qua, no, ma di dietro lo vedete gli angeli, i vostri nonni? Allora facciamo un bel regalo ai nonni, facciamo un bel regalo ai nonni. E di solito poi sempre i nonni fanno i regali a voi, però noi oggi vogliamo fare un regalo a loro. Allora, soldi non li possiamo dare perché sono loro che devono dare a noi. L'assistenza, vabbè, siete piccoli, non possiamo darla, ma c'è una cosa molto bella che l'angelo vuole che facciamo ai nonni, no? Ci sono nonni che stanno bene, nonni che stanno male, nonni... Sapete la cosa bella bella? Un segreto ve lo posso dire, bambini. Certe volte ci sono dei nonni che aspettano che nasciate. No? Sì, pure qui, un barrico. Quanti nonni che hanno la fuccia, che sono tristi, e mi dicono, e quando il mio marito poi ci dico, ma ancora sto giuretto non è uscito, non è venuto. No, padre, ma speriamo che prima che muoro, perché ora. Però quando sanno che la nuora, la figlia, ha un bambino, la prima cosa che fanno quando parlino e mi dicono, sa Antonio, fra poco sarò nonno o nonna. Gli avete dato una seconda vita. Sono più felici noi tante volte che genitori.
genitori. Sono felicissimi, li fate veramente felici. È vero o non è vero? Sì, i nonni poi mi pagano per questo, grazie. Sono felicissimi e quindi l'augurio che vi faccio. Tu vieni qua. Questo è quello che diceva tanto, tanto, tanto. Voi mi avete conosciuto nonno? Sì, grazie. Solo una domanda e finisco. Quando sei grande, cosa vorresti fare? Carabiniere! Allora, senti, forse molti di voi non lo sapete. Neanche tu come ti chiami? Giovanni. Tu lo sai quando ero piccolo come te? Il caso non esiste. Sai cosa volevo diventare pure io? Il carabiniere. Diventavo carrino. Nonni o nonno e genitori. Speravo che fare la mia stessa fine, che fai parrino. Un bacetto lo dai a nome dei tuoi bambini. Un bacetto lo dai. Carabiniere, metto le dai. Allora, che sorpresa che vogliamo fare? Si alzano solo i bambini. Solo i bambini si alzano. Alzate solo i bambini. È il regalo che vogliamo fare dai nonni. Tutti in bianco. Madama, Don Nina, con la preghiera ci sappiamo, così nonno, ti ho dato un bel regalo, una bella preghiera di Maria, se poi come vuoi bene, ti cambia. Ave Maria, sono piccoli, chiedi di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Continuiamo la Santa Messa, un po' di silenzio, se ci riuscite. C'è adesso l'offertorio. Vi ringrazio fin da adesso per la vostra. Tutto quello che avete portato, bambini, sarà dato ai poveri che ogni tanto bussano e chiedono. Anzi, lo sanno, già stasera cominciano un po' via vai. Ma è anche bello perché, e vi ringrazio di proprio quando non c'ho niente, non niente, ma quando ciò io do in abbondanza. Vi ringrazio tutti per le prese, ai professori, ai maestri, i genitori, i nonni. Giovanna. Grazie.
quanto sei grande e amante, al di sopra di ogni creatura, per Cristo il Signore nostro, per mezzo di Lui tutti gli angeli proclamano la tua gloria e adorando il suo mistero le nostre tue voci nel mio di lode. Andiamo al Signore tutti i nomi che sono già saliti in cielo.
noi tutti abbi misericordia, dolce del Padre eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con il Serafimo Padre e San Francesco, San Padre Pio e tutti i santi che in ogni tempo furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre potente e unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, quale preghiera così dire alla fine della messa? Il Il coro esegue il brano Dolce Sentir. Thank you.
Santa Messa? Sì, hanno detto. E allora nonni, prendete la vostra responsabilità, aprite il portafoglio. Io vi ringrazio anche i miei insegnanti. Adesso
festa dei nonni. I bambini dell'Istituto Scolastico Leonardo da Vinci, il primo comprensivo, omaggiano i loro nonni con le loro canzoni.
sai che è la festa dei nonni? Se vi sedete tutti gli altri, sedetevi cortesemente. Scusate, se potete prendere il posto tutti così andare anche i bambini, si siedono, perché dobbiamo anche consegnare adesso il lavoretto che hanno fatto per i nonni. Quindi se non sono in ordine, per favore non possiamo consegnarli. Grazie. Scusa. Lo capisco che volete stare sempre vicini ai vostri bambini, ai vostri nipotini, però così non riusciamo ad apprezzare quello che fanno i nostri bambini, perché a parte il fatto che loro si emozionano di più e poi non si sente bene. Quindi vediamoci tutti ancora. Prendendo per tutti, quindi state tranquilli. Vediamoci. Aiutarti, accompagnarti, sostenerti e sostenerti.
si è conclusa con queste immagini la festa dei nonni. Castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete.